nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Trovati in Correre per Sport, Alberico, sempre con la cravatta, sempre più preciso, pimpante. Tra l'altro qualcuno mi ha fatto notare che sei l'unico con la cravatta e vuol dire che dalle prossime puntate iniziate dal nostro presidente. Dovrai rindossarla. Tu ce lo vedi il nostro presidente Alberto Carulli a luglio con la cravatta? No, non ce lo vedo e raramente ce l'ho visto, quindi figuriamoci. Quindi. Come sei stato a Roma? Come molto è stata bene, la mezza? Molto caldo, però molto calore in tutti i sensi, perché c'è stato grosso calore da parte, diciamo, della cittadinanza. L'Arma dei Carabinieri ha lanciato questo nuovo brand Arba 1814. E tanti abruzzesi. Tanti abruzzesi, mai più di 150. Mai come la Corsa del Vino, sulle strade del vino. Sulle strade del vino, un successone. Complimenti a Luciano. Veramente è stato un grandissimo successo questa seconda edizione. Secondo me negli anni a venire avranno problemi logistici, ne sono più che sicuramente sicuro. Anche perché è stata una grande organizzazione, faccio i complimenti a Luciano, ne sono contentissimo perché hanno fatto un passo avanti proprio in concomitanza con lo sbarco nel nostro circuito Corri l'Abruzzo, e quindi doppiamente soddisfatti. Doppio salto di qualità. Doppio salto mortale. Bene, andiamo a parlare anche con chi c'era sabato sera ad Ortona. Innanzitutto prima presentiamo Carmine Carlone, buonasera, io ti chiamo presidente, ma sei vicepresidente, esatto, della Podistica Vacri, società che organizza diverse manifestazioni. Solo tre. Solo tre quest'anno, sì. Ad iniziare dalla prima che ci sarà il 2 di luglio, nel pomeriggio del 2 di luglio. Andiamo subito a dire che ci avete provato in tutti i modi di cercare di spostarla al pomeriggio, ma non ci siete riusciti. Al mattino. È la mattina invece, sì, del pomeriggio, e non ci siete riusciti. Comunque è un posto fantastico dove invitiamo tutti quanti quantomeno a venire a trovare, a correre in questo posto bellissimo che io prima della corsa non conoscevo, tra l'altro, devo essere un posto bello sopra Rocca Montepiano. Effettivamente lì a Montepiano è un bellissimo posto. Bene, ne parleremo tra poco. Diego, il biondissimo Diego Granacci, buonasera, ben arrivato. Biondissimo. Tu che non te ne perdi una, ovviamente eri anche a Villa San Tommaso sabato. Sì, veramente. Con la tua Arianna. Andiamolo subito a presentare, sì, la bella Arianna Valentina. Ciao Arianna, tutto bene? Sì. Una che le corse su strada. Sì, tutte le fa. Tutte. Ma tu sei un triatleta, un maratoneta. Con l'età purtroppo si fa tutto. Fai tutto. Sì, mi piace. Ci spostiamo a Pettorano sul Gise con il vice sindaco Augusto De Panfilis. Buonasera, ben arrivato, bentornato, perché buonasera, è stato, grazie, con noi qui ospite della trasmissione WISP due anni fa, se non sbaglio. Anche l'anno scorso. Bene, allora non ci facciamo mancare niente, assolutamente nulla. Con Pasquale D'Alberto che fa da filo conduttore tra WISP e amministrazioni comunali. Buonasera. Buonasera a voi. Pasquale, bentornato. Io oramai sono un affezionato. Siamo pronti, domenica pomeriggio. Domenica, quindi 25. Credo che sarà quest'anno, innanzitutto, un bel tempo. Vogliamo lanciare
dare uno scoop. Che cosa è successo questa mattina che ti è arrivata una telefonata molto particolare? Da qualche bella ragazza? No. Questo lo facciamo dire, se vuole, al vice sindaco. Proviamoci, vediamo se riusciamo ad alzare. Eseguo perché voglio dire, il territorio lo governano loro. Ah, non era una bella... Ma può darsi pure che era una bella ragazza, che era una vigilessa, no? Non era una bella ragazza. Ma non è così, vice sindaco Augusto? Beh, sicuramente non era una bella ragazza, altrimenti non ce l'avrebbe raccontato. Però abbiamo fatto un piccolo aggiustamento al percorso. Ecco, e non gli è dispiaciuto? Non gli è dispiaciuto, però siccome gli si dice probabilmente a ridosso della gara, lui si preoccupa perché dice adesso come devo che sistemare... Che gli mandate il conto? Lui pagherà tutto, ovviamente. Va bene, va bene. Alberico, dove sarai questi giorni? Sabato, ricordiamo che c'è anche a San Salvo, sì, il tredicesimo trofeo podistico di città di San Salvo. Sicuramente sarò a San Salvo, anche perché è la seconda tappa del nostro criterium nazionale Wisp Events e poi è una grande, grandissima manifestazione. Il presidente Michele Colamarino mi ha delegato e io lo ringrazio a dare i saluti e ovviamente l'invito a tutti quanti per non mancare sabato pomeriggio. Bene, ricordiamo che prima della gara c'è un'altra manifestazione. Stazione molto bella, sempre a San Salvo, la Corri Insieme che si organizza con i ragazzi che non possono correre da soli, sarebbe bello correrci insieme e invito a proposito a far sì che tutti con l'associazione Larda del presidentissimo Socapani che è del posto proprio di San Salvo a correre tutti insieme a questa bellissima manifestazione che ormai si ripete da sette anni la Corri Insieme, mentre il trofeo Potalivo c'è da ben Trofeo Città di San Salvo e Memorial, come vediamo dalla locandina Dino Potalivo, da ben 13 anni. Esatto. Speriamo che non faccia tanto caldo. Tra l'altro oggi nella nostra puntata ci dobbiamo sbrigare perché tu devi andare a correre, io a continuare a parlare nella prima edizione della Corsa del Solstizio d'Estate, perché oggi è il giorno più lungo d'estate, esatto, 21, esatto. E alle ore, tra poco partirà. L'abbiamo tanto attesa, l'abbiamo tanto promossa e oggi veramente sono molto contento perché l'Atletica Pineto ha centrato un grande risultato di partecipazione. Ieri addirittura sono state chiuse le iscrizioni a 800 adesioni. Allora un grosso in bocca al lupo per la messa in strada. Andiamo con il nostro Carmine Carlone, che visto che fa parte anche la gara di Rocca Montepiano del circuito e corri l'Abruzzo, tu sicuramente hai qualche domanda per Carlo. E allora, per quanto riguarda quello che volevo chiarire, Carlo, era il percorso, perché molti mi dicono ma è una corsa campestre, è a Rocca Montepiano, infatti per questo te lo chiedevo prima, completamente piatta? Rocca Montepiano. Sì. Nell'area picnic sopra a Montepiano proprio, dove c'era l'ex campo sportivo una volta, quindi il primo tracciato era un po', diciamo, abbastanza sconnesso. Dall'anno scorso, invece, 2 anni fa, abbiamo fatto un percorso quasi totalmente pianeggiando. Ricordiamo quindi 3 giri del circuito. 3 giri, sì. E partenza, abbiamo detto, nel pomeriggio. E... sì, prima della gara dei bambini e poi a seguire. Io lo chiedo sempre, perché comunque è un'indicazione molto tecnica, ma la scarpa, che cosa consigliamo? Una scarpa da strada oppure una scarpa da trail? Questo è un consiglio che puoi dare tu, che visto che l'anno scorso hai partecipato. Sì, esatto. Secondo me sarebbe più... anche se il percorso non è molto... rovinato, diciamo, però... Ma questi luoghi, scusa Carmine, li tocchiamo con la corsa? Sì. Addirittura. Là si passa correndo, in pratica. Che bello. Poi consigliamo agli atleti di rimanere anche per la cena, al fresco. È un peccato riscendere giù. Infatti. È un peccato di sicuro riscendere giù. Lassù è un bel periodo di allenamento, Alberico. Ci starebbe proprio perfettamente. Poi dalle immagini vediamo che effettivamente ha ragione il capitano, è proprio Montepiano. Lì proprio la zona dove c'è la gara è totalmente pianeggiante. C'è che un boschetto. Circa? Come? Che altezza si trova? 1000 metri? No, di meno. Dovrebbe essere intorno a 600 metri. Ah, così poco. Sì. Bene. Diego, tu dove sarai questi giorni? Speriamo anche io lì. Stasera lì a Pineto. Mangiamo gli arrosticini insieme la sera. Già c'ha le scarpette. Sì, già tutto preparato per Pineto. Ma insieme ad Arianna anche questa sera? Questa sera non c'è la gara bambini, potrebbe fare la 5 km. Lei vuole venire dietro a fare la 5 km. Si mette dietro. A volte sei fortunato quando non corre lei.
Sì, diciamo. No, nel senso che lei va più forte di te, è vero Arianna? Poi una cosa che mi piace di Arianna, la possiamo dire Arianna, che non ti piace correre in pista. Perché ti annoi, così bello fuori, tipo Rocco Montepiano, tipo la gara di Pettorano, in mezzo al verde, sì, vero? Sì, molto più sulla fragilità. Chissà fuori. Chi somiglia. Sicuramente. Però oggi Diego interviene effettivamente, come dicevamo prima, come triatleta, perché sei reduce dalla vittoria di categoria nell'Ironman. Sì, il 51.5. E com'è stata mezzo questa aereo. Esperienza? Raccontaci un attimo di questa. Beh, un'esperienza bellissima, perché l'altra volta ho fatto il 70.3, quest'anno purtroppo per un infortunio ho dovuto fare, però purtroppo l'acqua. Ma sei più podista o sei più triatleta? L'acqua significa, scusa, l'acqua, significa che non sei bravo nel nuoto. Nel nuoto perdo. No, detto così. Sì, perdo. Quando il mare è mosso purtroppo vado in tilt. Quest'anno avete avuto anche condizioni di acqua. Sì. Poi ho accorciato il percorso, però col mare mosso. Però in bicicletta e a piedi sono uguali. Com'è stata contro degli altri anni? Bello. Non è mancato niente, tutto al posto, tutto preciso, organizzazione perfetta. Anche il percorso perfetto, secondo perfetto. Me ha pure avuto al parco, una bella un bel passo riuscita, avanti. Sì. Poi diciamo c'è stato anche il signor, come si chiama? Qua vediamo intanto non un video di Diego. Zanardi al passaggio. Ha fatto grande figura. Beh sì, Alex c'è lui, è un grande trascinatore. Ha portato tanta gente, secondo me. Grandissimo trascinatore, uno sportivo vero, un uomo. Sì. Forse l'ha dimostrato ancora di più dopo è la vero. Sua di essere. Sì, io l'ho visto, una cosa impressionante. Di un'umiltà unica. Bisogna avere tanto di cappello. E poi tanti sacrifici che lui benissimo potrebbe fare pure a meno di, sì, fare, di, fare, di fare tutti quei sacrifici. Sì, questo sì, effettivamente. No, certamente. Però uno di sport. Arianna, tu che vieni da quale sport prima della corsa? Danza. Danza, ma la danza? Non si suda. Tu sei una signorina, vero? Ma papà che ti regala ogni volta che vinci una gara? Ti fa il regalo? No. Facci un patto, che ti deve fare un regalo ogni volta che vinci, se no, tanto lui ci sta. Vuoi scommettere? Tu chiedi quello che vuoi. Papà, se domani vinco, che cosa chiedi tu, cosa ti deve regalare lui? Ti posso dare questa dritta? A scuola com'è andato? Tutto bene, sì? Sei pure brava a scuola, vero? Così così. Così così. Ha ripreso a me. Ha ripreso al papà. Vice sindaco Augusto De Panfilis, allora per domenica pomeriggio possiamo venire dalla mattina ovviamente. Anzi dobbiamo venire dalla mattina. Anche dalla sera precedente. Per scoprire le tante fontane, le tante bellezze. A proposito, ma dalle zone vostre ci sono anche dei rifugi. Certo. Ma quanti li toccheremo con una corsa? Quello che cercavo di dire a chi organizza poi effettivamente la gara. Perché si potrebbe, anche, ci si potrebbe pensare a fare una gara che ci fa aggiungere dai 600 metri di Pettorano ai 1.300. Qui vediamo delle bellissime immagini, quindi, che ci porta proprio nella valle. Anche perché sarebbe di fatto un trail, che è una disciplina che è sempre più partecipata, tra l'altro. Mi rivolgo a Pasquale, Pasquale secondo me già ci sta Pasquale pensando. Pasquale non credo, perché percorso. Pasquale di trail ce n'ha uno solo, e che trail, vero Pasquale? Questo no, è anche vero. Il trail nostro, se paragonato ad altre gare simili che sono in Abruzzo, mi hanno riferito di Pescina. Perciò tu non vuoi fare brutta figura alle altre? No, è praticamente un trail, cioè voglio dire, abbastanza pedalabile, come si dice, perché al di là adesso di alcuni strappi, però ha le caratteristiche, quello di Raiano, di far passare in un luogo bellissimo che è la riserva delle Col di San Venanzio, però non è difficilissimo. Giusto. Quello che suggerisce invece Augusto è praticamente una soluzione che andrebbe pensata per esempio insieme al comune di Roccapia, visto che quest'anno tra l'altro si terrà anche una gara a Roccapia, il 23 di agosto che è un mercoledì. Mi trovo sempre avanti a te Pasquale, non so perché, ho detto 24 invece 23. A Roccapia in quel periodo c'è tanta gente, perché è ancora periodo di vacanza, e hanno pensato di fare questa gara. Però adesso concentriamoci su domenica. Un passo alla volta. Pasquale probabilmente potrebbe pure pensare che glielo faccio apposta, a mettere sempre qualche giorno. No, non lo fai apposta.
No, dico, a proposito di questa idea, non è la prima volta che Pettorano sul Gizzo e Roccapia collaborano nell'organizzazione di qualche evento, quindi penso che sia auspicabile non solo provare già l'anno prossimo a collaborare in tal senso, ma allargandoci anche ad altri comuni del territorio, pensando di fare anche, voglio esagerare, non sono esperto di questo settore, anche una mini maratona, toccando vari comuni dei borghi più belli d'Italia. Ci dobbiamo spostare in giù per i confetti. Ma perché magari? Per la mezza maratona o maratona ci dobbiamo buttare giù nella valle. Si diceva una volta, per i miracoli ci stiamo ancora attrezzando. Io non credo che sia un'ottima idea, perché ci si è pensato tante volte. Già ce ne sono tante. No, a parte quello, è soltanto a pensare di dover discutere con la provincia dell'Aquila per cercare di avere tutti i permessi necessari. Ma c'è una tua paesana che sta proprio alla... Mi vengono i capelli bianchi, punto. Quindi magari questo... un giro a tappe, Pasquale. Il tecnico dice che quindi è una proposta da scartare, però proveremo a fare quella con Roccapia. Roccapia siete confinanti, sarà... Sì, ma non c'è nessun molto, tipo di problema. È molto più facile. Comunque, per quanto riguarda la corsa di domenica prossima, che è la terza edizione, io vorrei ricordare che innanzitutto si corre in uno scenario bellissimo, sia per quello che c'è fuori Pettorano, ma anche per il centro storico di Pettorano, certo, che è uno dei luoghi di eccellenza. Non diciamo, a caso, è uno dei borghi più belli d'Italia. Stiamo vedendo le immagini del castello. E io credo che non sia un circuito assolutamente difficile, anche se praticamente Pettorano è quella che è, l'orografia del paese lo conoscono tutti. No, se l'ha fatto Alberico lo possono fare tutti. Ci sono salite, ci sono discese, e poi posso garantire che ci sarà un signor ristoro finale. Tra l'altro, Pasquale, quest'anno, e l'hai anche fatto bene ad evidenziare, oggi abbiamo addirittura Arianna, ci sono anche le gare bambini. Allora, c'è il campo sportivo. È la prima volta che per i bambini non ci sono pericoli. La gara si svolge all'interno di un campo sportivo, si fanno i giri a seconda della grandezza dei bambini. Poi auguro, voi siete fortunati nella zona perché avete i ristori naturali per rinfrescarsi, non abbiamo nessun problema. Assolutamente, assolutamente no. Come diceva Pasquale, anche il percorso è affascinante perché tocca sia il centro storico che dei sentieri, quelli più chiaramente facili da questo punto di vista della riserva naturale, perché il nostro paese, oltre ad essere un borgo tra i più belli d'Italia, è anche sede di una riserva naturale che comprende all'interno il centro storico stesso. Quindi... A proposito di qualcuno, mi ha raccontato che negli anni scorsi ci sono stati anche degli avvistamenti, degli incontri ravvicinati molto particolari. Non partecipando non posso dirlo, però sapete. Pasquale, ti hanno raccontato. Ormai... Forse era la speranza di qualche atleta di avere questi incontri, però purtroppo non ci sono stati. Ma io insisterei su un'altra cosa, Augusto ha cercato di dirlo, ma non è stato assecondato. La nostra gara è preceduta da la notte romantica. Perché? Perché quest'anno è un anno dedicato ai borghi. Sì. E Pettorano, tra l'altro, il vostro è anche trofeo borghi. Sì, più belli d'Italia. È terza edizione di questo trofeo. Posso fare un discorso difficile. Io credo che questo dei borghi sia il tema forse centrale di questa fase in Italia. Perché? Perché nei borghi dell'Appennino, come è Pettorano, lì c'è un pezzo identitario di questa nazione che non c'ha nessuno. Purtroppo dopo il terremoto si rischia che questa spina dorsale dell'Italia venga abbandonata, perché luoghi come Visso, come Amatrice, per esempio il 20 di agosto saremo tutti ad Amatrice per l'Amatrice Configno, come Ussita, tutti questi paesi qua rischiano di spopolarsi e di essere cancellati. Allora, riportare l'attenzione sui borghi, sia correndoci dentro, come facciamo noi, e sia con queste manifestazioni, è secondo me una cosa meritoria che va sottolineata. Devo aggiungo anche questo, che noi facciamo parte di un club di prodotto, no? Quello dei borghi più belli. Venerdì, sabato e domenica c'è stata l'Assemblea Nazionale e devo dire che anche lì si sta spingendo molto sull'acceleratore, appunto per evidenziare quelle che sono le caratteristiche e quindi le possibilità dei nostri borghi di essere, diciamo, le mete del turismo attuale e del futuro, perché in effetti c'è anche una domanda molto importante che riguarda
la possibilità di stare, soggiornare e visitare questi borghi. È ovvio, però aggiungo questo, che ci devono credere prima di tutto i cittadini di questi luoghi, no? Che si devono sicuramente attrezzare, devono pensare che in quei luoghi, se arriva la gente, bisogna accoglierla, quindi bisogna avere ricettività, bisogna che ci siano i prodotti tipici e quindi cucinarli, ma su questo per fortuna non abbiamo problemi, perché i ristoratori del luogo sono già attrezzati, ce ne sono e offriranno questa possibilità. E quindi questo è un aspetto importante. Se non ci crede la popolazione, diventa difficile poter anche dare continuità di vita a questi borghi, perché ovviamente se c'è questa possibilità turistica, ci si può, le persone, la gente, i giovani in particolare, possono creare attività legate al turismo e quindi vivere in questi luoghi, altrimenti diventa complicato, perché anche con l'impegno delle associazioni e delle amministrazioni comunali non è che ci si può poi prendere carico anche di fare economia, di fare impresa, è ovvio, però da questo punto di vista almeno l'impegno del comune è proprio rivolto. Però, come diceva Pasquale, io credo che l'attività proprio sportiva e delle associazioni può dimostrare ai potenziali albergatori il fatto che possano arrivare persone, perché domenica 25 io credo che Pettorano si riempirà di persone. È vero che sarà una parentesi, ma verrà dimostrato che può essere ricettiva, non come, proprio come struttura, ma come territorio. Il mio amico Giancarlo Zappacosta si arrabbierà. Io credo che la manifestazione più importante dell'Open Day Abruzzo sia stata la mezza maratona, che ha portato a Pescara tanta gente. Questa certo. È la testimonianza della grandezza, delle potenzialità che questo sport offre. E certo. Io credo che... Ma dipende sempre, dipende, è vero, ma è anche vero il contrario, no? Nel senso che dipende sempre da chi organizza. Io sono stato a un Open Day, non ti dico dove, ma ci sono state più manifestazioni, alcune manifestazioni non arrivavano a 10 persone, sempre Open Day. Però appunto bisogna saper lavorare e tornando ai fatti dei borghi, non fare i furbi, come è successo in alcuni paesi che hanno avuto un'esplosione fantastica qualche anno fa, 10 anni fa, 20 anni fa, anche forse di più, e poi si sono persi, sbriciolati, perché qualcuno aveva pensato bene di fare il furbo, dice, e la mucca da mungere, adesso mettiamoci a vendere, che ne so. Comunque, per tutte le ragioni che abbiamo detto, vi invitiamo a venire a correre a Pettorano. Bene, ottimo. Ci saremo. Tu invece, dalla corsa tua a Rocca Montepiano, l'unica raccomandazione che devi fare, che devi dire, è l'ultima salita prima di arrivare, di andare piano. Bravo, esatto. E che poi non la facciamo a piedi. Meno male, se no era un po' dura. Io ho visto veramente le persone fermarsi con la macchina, ho detto, e mo dove vanno questi? Sì, no, effettivamente il tratto per arrivarci su è molto ripido e tra l'altro abbastanza sconnesso. Proprio c'è un pezzo con una pendenza, sarà il 20%. Sì, sì, anche di più, sì, forse. Sicuramente, anche forse di anche più. Di più, sì, infatti. Anche di più. Però una volta arrivato su, insomma. La cosa bella di quella salita, che in piena curva poi c'è un parcheggio per chi si spaventa. Io l'anno scorso ho parcheggiato proprio lì, lo ammetto. Io non l'ho voluto dire che era lui. No, è proprio così, tra l'altro. È vero, io mi ha sorpreso, perché vedevo delle macchine che si fermavano. Dove siamo arrivati? Però, come abbiamo detto, non verrà fatta a piedi, anzi abbiamo visto le immagini dello zigzag che facciamo nel campo e poi si esce fuori in questi ruoli. Quest'anno zigzag all'interno del campo, qualcosa lo elimineremo perché abbiamo allungato un pochettino il percorso dalla parte di dietro. Quindi bene. Anche perché c'è poco da vedere all'interno del campo. Esatto. Il presidente dice che è più visivo per la gente che vede, viene a vedere. Verrà a trovarci il presidente? Sì, verrà mercoledì prossimo. Perché ricordiamo la gara insieme al sindaco di Rocca. Bene, ultimamente poi Rocca è stata colpita proprio da un grave lutto che è successo. Sì, infatti, dalle parti. Ragazzo... Poi ricordiamo altresì che le altre manifestazioni che organizzi oltre a quella del 2, è una imminente, sì, che forse è quella che tiene... Due settimane dopo, quella di Oaghi, la nostra gara in pratica. Ecco, la nostra gara, io dicevo, quella che ci tiene un po' di più, gara. Effettivamente. E poi insieme a Gabriele quello di fare a Friuli Rompetri, che probabilmente si farà in metà settembre, mi sembra. Sì, ho visto. Che hanno dovuto posticiparlo un paio di volte per non so il motivo.
Ci dai la conferma, Alberico, visto che tu hai il calendario? Sì, sì, infatti stavo proprio guardando e la maratonina farese il 24 settembre. Mi ricordavo, intorno a metà di settembre. Quindi. Insieme a due maratone che ci sono nelle Marche, la maratona del Ascoli San Benedetto, che quest'anno diventa maratona, e la maratona del Piceno e del Fermano, nello stesso giorno. Alberico, però è la mattina, a Fara si fa il pomeriggio, quindi almeno lì si è riuscito. Dubito che chi faccia la maratona la mattina. Sicuramente, però chissà, mai dire mai. L'anno scorso l'ho fatto. Se vedi, mai dire mai. Ce l'hai a fianco, addirittura, senza andare troppo lontano. Però non so io come sono arrivato. Arianna, il primo tatuaggio quando arriverà, visto che papà ce n'ha più di uno? Non ti piace? Non ti piace, no? No, se no volevo vedere come faceva a dirti di no papà. Gli ho detto alla prima figlia, gli ho detto, poi lei mi ha replicato. Prossimo impegno, oltre a quella di questa sera. Pettorano sul Gizio, già siamo iscritti. Perfetto. Con Arianna, vedremo se potremo fare pure Vasto, in base al turno di lavoro. San Salvo, volevo dire. Pettorano sarai dei nostri, anche perché quello... Mi ricordo l'anno scorso c'era la Polente. Pezzi di Polente. Perché vi viene da ridere per la Polenta? Buono. La Polenta estiva, come? No, vabbè, la Polenta... È un Polenta poi. Vabbè, siamo abituati chiaramente a considerarla esclusivamente un piatto invernale, però da noi... Pettorano in particolare si cucina tutto l'anno e spesso capita che durante l'estate, soprattutto nelle serate, diciamo così, che sono più fresche, ovviamente la polenta è sicuramente gradita. È chiaro che noi ogni anno non facciamo sempre lo stesso piatto, anche perché la polenta per noi, diciamo così, viene festeggiata nella sagra che viene fatta nel mese di gennaio. Poi. Abbiamo avuto una grande sagra, anche se purtroppo abbiamo dovuto rimandare la data perché il 6 di gennaio, come sapete, un po' di neve, però diciamo che ecco, l'anno scorso abbiamo fatto la polenta, quest'anno ci sarà qualche altra cosa, perché appunto per far assaggiare altri prodotti tipici del luogo. Però mi permetto di introdurmi, perché abbiamo parlato della notte romantica, ma se qualcuno volesse venire alla notte romantica, vogliamo dare magari qualche indicazione? Abbiamo detto il giorno precedente a che ora venire, dove andare, che cosa ci aspettiamo da una notte romantica? Allora, Pasquale mi ha detto che non ho dato l'assist, ma io non sapevo neanche di questa notte romantica, perciò... Allora, noi doveva dire nulla. Perfetto, no, infatti mi ha anticipato, ma perché mi ha dato l'assist. Dove, come, perché? Allora, la notte romantica nei borghi più belli d'Italia non è solo una manifestazione pettoranese, no, ma si farà nei borghi dei più belli che hanno aderito. In poche parole, noi il sabato organizzeremo delle visite al castello, al centro storico, nell'area archeologica dei mulini che abbiamo a Pettorano durante la giornata. Poi è ovvio, ci si può fermare nei ristorantini del centro storico, dove si potranno gustare piatti e prodotti tipici, nei generi alimentari, nei bar, in tutte le attività commerciali del paese. Nella serata, a partire dalle 22, ci sarà della musica, un complesso che quest'anno ci farà ascoltare soprattutto le canzoni dei Beatles. C'è un attore che reciterà dei versi degli Amores di Ovidio Nasone, che quest'anno ricorre il bimillenario di Sulmona, chiaramente Ovidio, e successivamente ci sarà una serenata alla sposa. Bene, allora dovremmo per forza invitare tutti quanti a venire dalla sera prima. Pasquale, solamente ricordare la data del trail più bello d'Abruzzo. Quello di Raiano si fa il 9 di settembre. Tornerai a parlarne qui nella trasmissione Correre per Sport a cura della WISP. Che è importante. Oltre alla WISP, chiaramente, che organizza la gara, io volevo ringraziare tutte le associazioni del paese che si sono date da fare per dare un supporto a questa iniziativa. In particolare, perché l'abbiamo dimenticata tante volte, oltre alla Prologo, l'associazione De Stefanis, volevo ringraziare l'associazione degli anziani, che è sempre a disposizione soprattutto per questa manifestazione. A volte dimentichiamo di citarla, ma in questo caso... Vice Sindaco Augusto, è partito veloce, ma adesso la devo stoppare. Ci dobbiamo fermare. Alberico, noi dobbiamo partire per la gara di Pineto. Sì. Poi ricordiamo agli ospiti che sabato possiamo gareggiare prima a San Salvo al 13° trofeo Città di San Salvo e poi con tutta calma, tutta tranquillità nel pomeriggio andare a Pettorano. Bene, io ringrazio Silvia e Fausto, buonanotte, Silvia e Maurizio per la messa in onda, ringraziamo come sempre Alberico La Wisp e diamo l'appuntamento la settimana prossima. Buona serata a tutti. Le nuove
nuove Homa Special Fit, realizzate in Phylon per un maggior comfort, sono meravigliose. Come il coraggio di poter scegliere in libertà. Best song ever. It was your best song.